A pochi giorni dalla commedia in uscita il 7 giugno al cinema, Gaia Bermani Amaral, una delle protagoniste, si racconta in una intervista al TGCom24 parlando di sesso e molto altro. In questa intervista scopriamo una Gaia molto matura e riservata che non dà nulla in pasto ai media e ai social, ma che tiene per sé le cose della sua vita privata. Gaia Bermani Amaral è un personaggio atipico tra i tanti del mondo dello spettacolo. Non partecipa a nessun evento mondano, in televisione non compare mai e non si racconta sui social. È serena, molto più matura rispetto a prima e coltiva le sue passioni, scrive sceneggiature, recita, lavora un manoscritto. Insomma, è una donna impegnata. A proposito della commedia che sta per uscire, dice, il sesso senza amore esiste, ma è l'amore che ci salva. Nel film Malati di sesso, l'attrice interpreta il ruolo di Giovanna, dipendente dal sesso che non riesce a innamorarsi e a costruire relazioni serie. Malati di sesso è una commedia romantica in cui la protagonista finisce per innamorarsi di Giacomo, interpretato da Francesco Apolloni, dipendente dal sesso, proprio come lei e che incontrerà da un terapeuta dove va in cura. Una commedia che sarà una sorta di road movie, un viaggio per conoscersi e capirsi. Il personaggio che interpreta è un maschiaccio, che domina gli uomini, una donna che nasconde molte fragilità con un passato difficile alle spalle. Proprio sulla fragilità del personaggio, ha deciso di concentrarsi l'attrice cercando di raccontarla nel modo migliore possibile. A tuo avviso, può esistere il sesso senza amore, ma lungo andare, non è una relazione che può essere durevole. Gaia racconta anche della sua passione per la moda che continua a seguire e che per il look chiede aiuto a un suo amico stilista. Non le piace raccontarsi sui social che usa soltanto come mezzo di lavoro o per dare qualche ricetta, dal momento che è allergica a parecchi alimenti. Vorrebbe lavorare con Bertolucci, il suo sogno, e si dice soddisfatta della vita che conduce.